e poi dopo qualche secondo andiamo in diretta tutti. Ma chi manca? Arrivo, Sì, Ale. Sì, Dani. Manca Ale, non c'è Ale? Chi è che c'è il cucù in casa? Audio attivato. Intanto approfitto anche per salutare tutti, tutti quelli che stanno anche guardando da spioni il video ritrovo della redazione online del Fuori Onda. Ale, dimmi, hai mal di pancia? No, stasera no. La mia vita mi ha dato di pancia. Bravo. Non ho mangiato niente. Io ho appena mangiato un gelato al biscotto, te. Gelato al biscotto, te. Al biscotto, un gelato al biscotto. Ok, ci sono. Sembrano andare bene. Questo è sotto controllo, questo è sotto controllo, ok. La registrazione è partita, Dani? Grazie per avermelo ricordato. Prego. Tec. Volo della serie. Volo. Allora, questo qua. 3, 6, 8. Ma io ti ho tra quindi una ora, un altro fa freddo da voi? Io sto gelando abbastanza. Io c'ho un pinguino qua che mi fa compagnia, mi tiene sul portacenere. Tu sei fortunato. Scusa Dani, cosa ci fai sul mio portatile? Scusa? Non ho sbagliato. Sto provando no 3. Sei sull'altro mio portatile, Dani, scusa. Ok, allora quel cacchio è un uomo di tre persone. È arrivata. È arrivata la Daniela. No, veramente c'era già prima, eh. Ah, ciao Ale.
Ma io li vedo vabbè. Molto lenti, può essere? Allora, abbiamo un piccolo problema. Adesso sono più lì. No, non ce l'ho più. Che problema abbiamo? Vabbè, chiederò qualcosa. Nessunissimo, sono già pronto operativo. Ok, dove cavolo l'ho messo? Guarda, quando vuoi controllare, perché c'è qualche problema da dire. Muti l'occhio sulla lampada. Dov'è che l'hai messo, Nico? È l'ultimo, quello lì che lampeggia velocissimo, è la fibra. Ah, boh? Non diventa rosso. No. Lento non è possibile. O va, o non va. Ora sì, no? È un... cavolo Nico, Nico, sì, dove l'hai messo il programma? Ah, non lo so, Dani. Buonasera Maurizio. Dani, ti posso aiutare da qua? Ciao Dani. Ma devo trovare Dani. Scusate un attimo ragazzi, che saluto Maurizio. Ciao Maurizio, mi senti? Ciao Maurizio, mi senti? È uscito Nico. C'è un po' di ritorno. C'è un po' di ritorno. Sì, direi che sì. Io mi muto disco. Ma sono solo io. Arrivo subito. Ma sei subito. Ok, trovato. Arrivo subito, c'è Giulia che piange. Ok, trovato. C'è qualcuno che ha un ritorno. Intanto Maurizio, mi senti tu? Io ti vedo, non so se ti sento. Ti vedo, non so se ti sento. Non ti sento Maurizio. Non ti sento, non sentiamo. Però no, non ti sento e ho un ritorno che non so se sei tu. Non so se sei tu. Prova. Prova. Eh sì. Maurizio, puoi provare a uscire e poi rientrare? Uscire. Così vediamo se sei tu. Così vediamo se sei tu. Poi ci sono le impostazioni qua su Google per scegliere il microfono in caso non te lo vede. No, non ti sento proprio. No, non ti sento proprio. Ti vedo benissimo, sei bellissimo, ma non ti sento. Io vedo tutti in ritardo. Oddio, c'è un ritorno. Sì, c'è un ritorno di non so chi. Arrivo ragazzi. Eri tu Dani? Eri tu Dani? No. No. Metto un attimino in registrazione. No, Maurizio mi sa che non ci sente. Non Maurizio ci sente. Mi sa che non ci sente. Fammi un segno. Tu ci senti? Fammi un segno. Tu. Ah, non ci senti, ecco. Infatti. Ah, non ci senti. Prova a chiudere e rientrare dopo. Chiudi. Chiudere e rientrare. Dopo. E rientra. Comunque lui è Maurizio Codogno, portavoce di Wikipedia. Comunque lui è Maurizio Codogno, portavoce di Wikipedia. Ecco, forse. Ciao ragazzi, posso andare? Oh, che bel ritorno che c'è. Posso andare? Ok. Oh, che bel ritorno che c'è. Ok. Ah, vi inquadro, aspetta che sono in qua. Ciao. Vabbè, porto le altre cose prima perché. Dani, dimmi. Puoi scrivere tu a Maurizio intanto? Sì. Io scrivo in chat qui. Magari ho in chat sì, qui, se lo legge. Sì. Sono lui, si chiama Maurizio Codogno su Google Plus. Adesso lo vado a beccare. Ok. Adesso ha letto, è uscito e sta provando a rientrare. Ok.
Senti che non c'è più il ritardo, il rientro. Era Maurizio? Sì, la scheda audio impostata male. Ok. Guarda come erano le mie mani, Ale. No. È andato via, ritorno? Io ne volevo parlare. Sì, è andato via. Era lui? Ne volevo parlare la settimana prossima. Ah. Perché oggi è riscoppiato il casino. Sì, sì, lo so. Perché questa è la puntata, era la puntata zero nostra, quindi era più per capire. Gianni? Non sa che stavo a durare ancora. No, Daniella. Sì? Non è che lo pubblichi. Quando lo pubblichi? Ci sono i colleghi i colleghi di Virtuality qua, ragazzi. Ci sarà la mostra. Ciao a tutti. Ciao. Ci sarà la mostra. Ciao. E ci sarà un'altra pure. Davvero, che bello. Sì, no, è molto bello come manifestazione. Come c'è Runziker e con la Buongiorno. Wow. Ma dove, Milano? Sì, a Milano, al Palazzo Reale, può essere? Erico! Aspetta che piange Giulia. Vai. Mettete il microfono in mute, ragazzi, quando non parlate, eh? Andiamo, spotti. Ciao, buona trasmissione. Ciao, grazie. Ciao. Alleluia. Ciao. Io te lo dico, vedo bene. Un gatto bianco con gli occhi blu. Maurizio, se ci sei fatti un colpo. Un certo Maurizio De Tito dice di aver postato sulla bacheca di Vasco Rossi il link alla diretta. Caso mai volessi intervenire, noi siamo aperti a tutti, Maurizio. Fantastico. Paolo, ci sentiamo. Sì, Maurizio. Ciao Maurizio. Beh, Paolo, non sarebbe male anche una chiacchierata con Vasco. Eccomi. Non ne vedo l'ora, guarda. Poi dopo gli ultimi messaggi... Ieri penso che ho litigato con Sabrina. Devo dire, vabbè. Ho discusso con Sabrina Guzzanti. Sì, sì, ho Twitter ieri sera. Vabbè, dai, mi sono un po' incazzato. Io ci sono. Sai? Cioè, vabbè, noi abbiamo un caso. Grazie alla creme, Mi sento? Casomai viene anche Liga. Mi sento. Casomai viene anche Ligabue. Ma devo dire che Vasco veramente con questa cosa mi ha un po' mi ha un po' rotto i maroni, devo dire. Però tutto il giornato. Cioè, voglio dire, lascia stare dei ragazzi che fanno il loro lavoro. Casomai viene anche Enrico Ruggeri e dice: ma perché sono le casse spente? Soffrire, cioè, è tutto un mistero. Ma perché ti blocca l'immagine, Dani? È uscita. Quale immagine? Sì. No, perché dico magari. Sì, no, grazie. Dico prima che... Sì. La tua è bloccata. Ma forse hai un grazie. Tipo di connessione bassa. No, sono 20 mega. Io Nico vedo benissimo.
Allora niente, troppa, è troppa colzione. E voi vedo, vi vedo, vedi, mi si trovo contro la mia. Ma può anche essere il server di Google. E voi come mi vedete, bloccata? No, ti vedo assolutamente. Maurizio, no. Ti sentiamo? Non ho capito se Maurizio lo sentiamo. Ma prima lo sentivo. Maurizio, se ci sei, batti un colpo. Questo sospiro. Così. Non so, no, è che mi vedo... Oddio, cado ora. Mi vedo bloccata. Adesso fa... No, perché sai, mi vedo un po'... Esatto. È il twister. Ragazzi, vado in diretta, eh. È Twitty. Vai, Nico. Okay. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mancano Mario e Giovanni che arrivano tra qualche minuto e siamo 10. Ok. Allora, Daniele, tu Twitter, Betty la chat e Ale Facebook. Nico, Facebook è... Mi va proprio piano piano stasera. Non vorrei abdicare. È un congiuro, sarà nascosto. Scusate se insisto, non ho capito se sentiamo Maurizio. Lo sentivamo. Come? Non lo sentiamo più. Se no gli puoi dire di chiamarmi su Skype, eh? Adesso sto cercando di contattarlo. Se proprio non ce la fa, mi può chiamare su Skype, ve lo faccio. Sentite la musica voi? Sì. Yes. La sentite? Sì. Vado, eh? Wow. Le 22:11, anzi è 12. Buonasera, io sono Nico Benz, questa è Radio Interland, un lunedì da Full Web. Che cos'è un Full Web? È una cosa che non dico mai, perché la do per scontata. Allora, abbiamo coniato questo termine per raggruppare tutti quelli che sulla rete fanno qualcosa attraverso PC, smartphone, tablet, adesso ormai. Allora, una puntata particolare, devo dire interessante, sono molto contento di farla perché ne ho parlato durante le ultime settimane sulla rete in vari modi, perché ci si trova a parlare di questo, non si può fare a meno. Allora, la libertà, parleremo di libertà. Devo innanzitutto mettere la mia sigla. E magari dare anche i contatti. Mi faccio dare a lei velocemente così non perdo tempo. Oh, Daniela si spoglia. Sa come mai? È caso? Non mi sa molto di essere più caso. Ogni fase si deve andare, secondo me, il sito è, diversamente Daniela canta. Sì, tutto bene. Ti piace l'idea? Ecco, credo tutto chiaro. Quindi da Twitter in poi. Tra un minuto vi presento anche gli ospiti. Siamo fuori? Boh, chi mi sente? Qualcuno mi sente? Ciao Mario, sei benvenuto. Okay. Ciao Mario. In ritardo, ma... Tranquillo. Ma è tutto in ritardo. Ah?
tutto in ritardo. E allora sono strapuntuale. Allora, io non sento Maurizio e non riesco neanche a... Ma chi è che questi rumori di sottofondo? Tipo chiacchiere. Allora, l'Unida Fruweber, puntata dedicata alla libertà. Dicevo che passo con calma a presentarvi gli ospiti. Spero che siano arrivati tutti. Ho tardato anche per questo, per dare la possibilità a tutti di arrivare. E vado subito, comincio subito a dare la buonasera. Comincio dalla signorina Betty Cavalli, buonasera! Buonasera signor Nico Benz, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Interland e a tutti i full web. E questa sera in modo particolare a coloro che, insomma, leggono Wikipedia e Enciclopedia. Enciclopedia, bene, iniziamo benissimo. Enciclopedia. Bene, no, va bene, va bene. Oggi non è stata la signora Daniela con la gaffa, ma la Betty. Bene, andiamo avanti. Non ho detto da dove, la signorina Betty, da Motta Visconti, insomma, quasi a Pavia. Vado avanti in Sicilia, da Catania, il signor Mario C. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera a te, Nico. Buonasera. Mario C., che ha già provveduto in rete a lamentarsi di tutto, di qualunque cosa, quindi stasera credo che avrà il suo bel dentino avvelenato. Poi lo vedete scuro in un quadratino nero, perché preferisce così, insomma, la questione è anche delicata. Un saluto a Paolo di Nonciclopedia. Ciao ragazzi, buonasera Paolo e grazie per essere qua. Approfitto, grazie a voi per l'ospitalità, ecco, rimanete lì perché approfitto, sì, grazie, basta con gli applausi, vediamo se sento. Pronto? Rimanete lì, abbiate fiducia. Pronto? Vediamo qua. Maurizio, adesso provo se ti sento, Maurizio. Maurizio, ti sento? Ecco, la faccia che vedete, inquadrata per chi vede, perché su Nico Benz VGT potete anche vedere onde fuori onda, non solo ascoltare la radio. Lui è Maurizio Codogno, portavoce ufficiale di Wikipedia, però ha problemi di contatto. Maurizio, non mi senti neanche su Skype? È il tuo microfono che non vaga. Possiamo... È il microfono, Maurizio. È il microfono. Chiaramente Wikipedia, essendo una cosa scritta, non ha la voce. Puoi scrivere dei lemmi, Maurizio, eventualmente, per comunicare con... Telefonare, ecco. Daniele dice che puoi telefonare. Andiamo... Il numero te lo dà Daniele. Glielo dai tu, Daniele? Benissimo, numero da Daniele. Vado avanti a presentare, intanto che Maurizio prova a collegarsi, ma per me è il microfono, perché non lo sento di nessun modo. Vado avanti, da Caserta, il signor Ubi di Ubi TV, buonasera! Buonasera Nico, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera ragazzi, vado avanti veloce, se no siamo un'ora ai saluti. Ale da Milano, buonasera, Ale Benz. Milano barra concorrenza, ciao, buonasera a tutti. Sì, perché poi se dico il paese e non la provincia, uno che abita dall'altra parte del mondo non lo sa. Vado avanti, da Milano, anche se di solito è da Bologna, la signorina Daniela Gazzella, buonasera. Buonasera a tutti, ciao, ciao Nico. Ciao Daniela, grazie per essere qua anche quando sei in giro per lavoro, è veramente incommiabile. Ne ha saltato uno comunque. Ne ha saltata una? Vabbè, non siamo qua a sindacare. Tu ne hai saltato uno. Non siamo qua a sindacare. Andiamo avanti, stiamo aspettando il signor Giovanni Vita da Legnano che ci raggiungerà perché aveva una cosa da finire, e lì io rivedo e lo presento come se mi salutasse il signor Maurizio Codogno, portavoce ufficiale di Wikipedia, che non lo sentiamo. Maurizio, ti vediamo? Pensate che mi aveva detto, preferisco non farmi vedere forse, sono indeciso. Poi ha deciso di non farsi sentire, ma magari Daniele lo aiuterà a entrare, anche perché lui doveva andare via prima, quindi volevo iniziare con Wikipedia. A parte che vorrei iniziare, innanzitutto ringrazio tutti e due, sia Maurizio di Wikipedia che Paolo, che invece mi può rispondere, di Nonciclopedia, per essere qua, per fare questa chiacchierata, perché qua vogliamo fare una chiacchierata.
parlando di libertà, perché cosa è successo negli ultimi, diciamo, 10 giorni? Negli ultimi 10 giorni sono successe un paio di cose, insomma, particolari. La prima, chiaramente, forse la più chiacchierata nel web, su questo posso essere sicuro, è stato il primo attacco di Vasco Rossi a Nonciclopedia, primo attacco che sembrava essersi esaurito in poco più di 24 ore, perché subito dopo, il giorno dopo, credo, poi qualcuno magari mi correggerà, si era tutto, diciamo, appianato, o quasi sembrava, Nonciclopedia si era autoscurata per un giorno, credo qualche ora, poi Paolo ci dirà di più. Poi invece era tornato in linea, sembrava tutto tornato come prima, invece sono ricominciati, credo ieri, gli attacchi ancora di Vasco. Io ieri sera, chiacchierando su Twitter, ho avuto da dire con Sabina Guzzanti, perché poi Vasco ha tirato fuori una pagina particolare dicendo questa non è satira, insomma, una cosa un po' lunga, credo che abbiate letto. Poi, sempre settimana scorsa, il famoso DLL riguardante la legge Bavaglio e quindi la lettera pubblicata da Wikipedia, in cui non so se vi è capitato di andare su Wikipedia, ma non si poteva trovare nulla, c'era sempre questa lettera in cui si spiegava, insomma, che questa legge Bavaglio avrebbe creato grossi problemi, minacciando la scomparsa di Wikipedia, che credo per tutti noi pseudo digitali, se non nativi, adottivi digitali, insomma, è un po' il sapere universale, e quindi la cosa ha fatto enorme scalpore. Poi anche quella sembra essersi, il giorno dopo, 2 giorni dopo, si è sembrato essersi appianata leggermente, ma per quello volevo sentire Maurizio, e quindi stasera affronteremo questo discorso partendo da un centro unico, perché qua credo, nessuno mi può dire niente, e in attesa di sentire Maurizio, poi Daniele mi dirà se sentiamo Maurizio di Wikipedia, volevo partire da Mario, che ha scritto sul blog, ha fatto un video, eccetera, eccetera, lanciandogli però questa palla, nel senso che vorrei partire da qua, che credo che in generale questo sia un discorso di libertà, perché qui forse c'è da chiedersi dove deve finire, se deve finire, la libertà personale sulla rete, perché poi il problema grosso è quello, la rete oggi è un posto, diciamo, quasi totalmente libero, qualcuno vorrebbe limitarlo, a ragione, a torto, perché, non perché, si dovrebbe fare, non si dovrebbe fare, chi lo dovrebbe decidere, perché poi si dice questa cosa si può dire, questa no, chi deve decidere qual è la cosa che si può dire o no, insomma ne parleremo, voi potete scrivere su Twitter con l'hashtag FluWeber o Nonciclopedia o Vasco Merda o Wikipedia o quello Legge Bavaglio, quello che volete, sulla chat che c'è su nicobenz.it e su Facebook, ma parto da Mario. Mario. Mico, vabbè, il mio pensiero, penso che, insomma, chi ha visto i video, e tu lo sai benissimo, non sono assolutamente d'accordo alla censura sulla rete come nella vita, in realtà. E per me, insomma, il web fondamentalmente non è altro che un'altra parte della nostra vita, nel senso che quello che noi viviamo nelle piazze del paese, dalla città, è internet. Io sono libero di cambiare canale in TV, come sono e devo essere libero. Mi squilla forse. Fermi che mi squilla il telefono, vediamo se riusciamo a prenderlo. State lì che adesso lo prendiamo, vediamo se riesco a prenderlo. Vediamo. Pronto? Tempo. Maurizio? Vediamo se non gli ho ancora risposto. Ecco. Maurizio? Sì? Maurizio? Eccolo? Aspetta che ti sento, Sei di qua? Bene, aspetta che chiudo una delle due linee. Sei ancora lì? Non è ancora lì, è qua. Aspetta, la chiudo. Oh, mi senti Maurizio? Oh, aspetta che faccio un applauso a Maurizio Codogno di Wikipedia. Grazie. Aspetta che cerco di capire. Eccolo qua. Perfetto, mi senti?
Oh, benissimo. Oh, abbiamo anche Maurizio, grazie. Hai provato con tutti i mezzi possibili che il mondo offre per comunicare con noi? Il tuo povero amico. Chiedo agli amici video chat se sentite Maurizio. Lo sentite? Purtroppo no. Io è lontanissimo. Ecco, insomma. Ecco. Cercherò di alzarvelo un pochino. Tu invece Maurizio senti gli amici della video chat, vero? Io vi sento della chat. Benissimo, senti come vuoi, così ridò la parola a Mario che stava facendo la castagna, questa introduzione, così poi so che tu non puoi stare tantissimo, quindi poi vengo da te. Vai Mario. Sì, no, dico che fondamentalmente la vita virtuale, insomma il mondo virtuale, che può essere un social network come tutto il web, un motore di ricerca, insomma, è una piazza, è la stessa cosa di una piazza pubblica, no? Io sono libero di pensarla e viverla come voglio, e la stessa libertà desidero che, insomma, ci sia in rete. Come davanti alla TV ho un telecomando, il cambio canale se non mi piace la Barbara D'Urso, stessa cosa posso fare se vedo Santoro, cioè nessuno può dirmi cosa deve proporre, al massimo devo essere io a scegliere cosa vedere o cosa seguire o cosa leggere o cosa non leggere, quindi da lì, insomma, poi va tutto il discorso, cioè la mia libertà finisce solo quando va a ledere un po' quella degli altri. Ma fin quando c'è un programma che ti parla di A e un altro che ti parla di B, o piuttosto che un sito che tratta un argomento e un altro che tratta l'esatto opposto, per me va bene così. Va bene, ma io ti ringrazio. Siccome adesso darò la parola a Maurizio, che voglio sentire il punto di vista ufficiale di Wikipedia, se per caso voi non sentite, accendete la radio così lo ascoltate dalla radio. Maurizio, innanzitutto grazie per essere qua e approfitto per salutare anche Frida Brioschi, la presidente di Wikimedia Italia, che ho avuto il piacere di ospitare nella lunga maratona dei 100 giorni in diretta, che ti ha invitato, insomma, a venire da noi. Visto che sono passati alcuni giorni, dal giorno critico, possiamo chiamarla oscurazione di Wikipedia, oscuramento. Puoi chiamarlo Wiki oscuramento, Wiki sciopero, come vuoi. Ecco. Il punto oggi qual è? Cioè, come si sente Wikipedia e come si pone oggi, stasera, lunedì, Wikipedia, insomma, riguardo questa faccenda? Stasera, se non si pone assolutamente, per l'ottima ragione che fino a mercoledì non parte la discussione degli emendamenti alla Camera. Quindi si è al punto di prima. E sì. Qual è la paura? Allora, Mauri, la paura qual è? La paura è che, nonostante in commissione abbiano deciso di fare un emendamento che effettivamente toglierebbe sia Wikipedia sia i blog l'obbligo di certifica, l'obbligo rimarrebbe soltanto per i testatelli estranei. Sì. Però si sa che appunto finché non si va a votare tutto può succedere. In questo momento ci sono 10 emendamenti del comma 29 iscritti alla Camera per la discussione. E quindi si aspetta. Immagino che la reazione al Wiki oscuramento ve l'aspettavate. È stato come posso dire? Forse non c'è un esempio che calza. Pensando a 10 o 15 anni fa, quando non c'era Wikipedia, ma è come se fosse sparita metà conoscenza del web. Non lo so, quello che io ho visto, che sembrava proprio come per molti Wikipedia fosse diventata come l'acqua della luce di gas, quindi una commodity, qualcosa che uno prende per dato senza pensarci che appunto potrebbe capitare che non ci sia più in questo momento. Beh, assolutamente. E tra l'altro, a proposito di questo, non so se aveva avuto la stessa risonanza, ma qualche settimana prima, o forse anche mese prima, si era invece parlato che Wikipedia fa un po' di fatica. Questo è vero? Allora, Wikipedia ha sicuramente una... Cioè, non poteva continuare con la tesi esponenziale per sempre,
l'entusianesimo, come è noto, un momento popolare, un po' vanno per sempre, è sicuramente diminuito il numero di nuovi utenti, di nuovi editori. Diciamo, dal mio punto di vista, ha superato l'infanzia e sta arrivando sulla giovinezza, quindi cambiando i suoi modi di... Il mio ritorno di net è favoloso, un attimo solo. Adesso più che creare nuove voci si cercherebbe di migliorare quelle che ci sono. Cioè, io dicevo fatica, chiaramente non intendevo dal punto di vista dell'utenza che viene, perché su quello non avrei dubbi, ma più il fatto, insomma, che siete una comunità grossa che ha sempre bisogno di autori, di autori nuovi, perché è diventato veramente, diciamo, il sapere universale, cioè tutti sanno che se devono cercare qualcosa devono andare su Wikipedia, e dato che, non so se tutti lo sanno, Wikipedia è fatta da tutti, o almeno da tutti quelli che provano a scrivere un lemma, a scrivere una definizione, un articolo, a mettere una biografia nuova, e quindi si ha sempre bisogno probabilmente di autori. È così o non è così? Assolutamente sì, perché ovviamente commenti nuovi richiedono autori nuovi, punti di vista nuovi richiedono per definizione autori nuovi. Esatto. Chiaramente, sicuramente 600 anni fa, quando si è iniziato sulle versioni italiane, era più facile creare una voce perché non c'era niente. Adesso abbiamo già un punto di partenza alto, quindi effettivamente per uno che arriva oggi è più difficile contribuire bene, perché quello che andava bene 7 anni fa adesso ti dicono se l'abbiamo già oppure è fatto troppo male. Certo. Senti, ti faccio altre due domande, poi ti lascio andare, perché essendo al telefono non vorrei consumarti tutta la scheda telefonica. La batteria del telefono. Ti faccio le ultime due domande, una più ancora su questo tema, nel senso, mi sembra di aver capito che non ti vuoi sbilanciare, però... Non portavoce, portavoce non può dire quantità. Certo, no, chiaro. Devi essere neutrale come Wikipedia. Però poniamo il caso, tu non sentire, non so, fai i debiti scongiuri, che tutto vada bene da mercoledì in poi, però la paura, questa credo non solo di Wikipedia, ma di tutta la rete, che arrivi da qualche parte prima o poi un bavaglio o un mezzo bavaglio, rimane, perché quello della libertà è un tema, la libertà sulla rete intendo, difficile che abbia una soluzione definitiva, no? È possibile, spero che non capiti, ma è possibile. Teniamo che non capiti. L'ultima domanda ti faccio, Maurizio, perché non so se ti era già capitato, ma sei vicino, visto che l'immagine su Google Plus, per chi sta seguendo anche il Fuori Onda, c'è, sei vicino a Nonciclopedia invece. Ho chiesto a loro se vi eravate mai incontrati, mi hanno detto di no. Facciamo finta che non sei il portavoce di Wikipedia. Su quella vicenda lì di Nonciclopedia di Vasco, il tuo pensiero? Il mio pensiero l'ho anche scritto sul mio blog, che essendo personale ovviamente è molto più schierato di quanto posso dire come portavoce. E dicendo personalmente a me... Io ho avuto anche a che fare con Enciclopedia e non mi hanno voluto perché hanno detto che essendo un editor di Wikipedia non era bello che ci lavorassi sopra. Detto questo, io ho comunque portato la mia personale solidarietà a Enciclopedia lunedì, perché quanto a me stesse non piacere la voce di Vasco Rossi e qualunque altra voce, ritengo che loro abbiano perfettamente il diritto di fare scrivere quelle cose in quel modo. Uno lo sa fin dall'inizio cosa si trova, se non vuole andarci non ci va, deve fare che Mario gli dice lo stesso, qualcosa di simile. Sì. Bene. Tutto, la mia solidarietà c'è subito stata e continua ad esserci, indipendentemente appunto della Wikipedia. Va bene, Maurizio, io ti ringrazio anche per l'ultima parte più personale, diciamo non da portavoce ufficiale,
quindi questo ti fa onore. Io ti ringrazio, porta i miei saluti anche a Frida, ringrazio Wikimedia Italia, insomma, e Wikipedia per aver partecipato. Oh, auguri a Frida allora! Auguri a Frida Verioschi, presidentessa di Wikimedia Italia, che domani è il suo compleanno. Maurizio, io ti ringrazio, ti lascio andare, spero che la batteria e soprattutto la scheda del telefono non si sia ridotta quasi a zero. Grazie a voi, scusate per gli inconvenienti tecnici. No, grazie mille, un applauso a Maurizio Codogno, portavoce ufficiale di Wikipedia, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao Maurizio. Ciao. Va bene, metto ciao. Un disco così avete il tempo di riflettere sulla posizione di Wikipedia. Nico, io ho fatto veramente fatica a sentire tutto. Io non ho sentito niente. Probabilmente tutti, Nico, faccio un riassunto perché si è sentito veramente poco. Non avete sentito il radio? Assolutamente, Nico. Io ho sentito qualcosa, sì. Era stato bassissimo. Molto vago. È stato molto molto vago comunque. Non, vabbè. Non si è sbilanciato più. Adesso ne parliamo. È proprio un wikipediano comunque. Beh, un portavoce ufficiale deve essere ufficiale, insomma. Bene, ma possiamo discutere, insomma, siamo qua. Siamo qua apposta. Ma cos'è sto YouTube qua? Si è aperto YouTube a me? Che è? Infatti io e Daniela abbiamo iniziato a ridere. Stavo dicendo una pubblicità. Cioè, io ho chiuso. Perché allora è apparsa. Alex Benz è su YouTube. Beh, infatti. Ma io non sono su YouTube. Ma ora ci senti, Maurizio? Comunque il discorso, non so se Nico mi sente, sì, ti sento. È esageratamente politico, io infatti ho fatto un discorso abbastanza vago, ma perché poi fondamentalmente l'attacco è politico, quindi il discorso va sulla politica, io evito il discorso politico perché insomma sinceramente io penso che il discorso si possa fare da un punto di vista non politico. Perché qui è veramente una questione di dire la libertà fin dove arriva, perché adesso ne parleremo. Io ieri dicevo, mezzo litigato, non ho litigato, però via Twitter, poi via messaggi privati con la Guzzanti che ha chiesto, dopo lei ha continuato a scrivermi privatamente, perché Vasco ha pubblicato questa nota sulla pagina di Anna Frank, eccetera, eccetera, che sapete, immagino. E lei era d'accordo con Vasco. Sì, lei era d'accordo con Vasco. Io sinceramente ho detto, non è che io non voglio stare qua, perché lei parlava di antisemitismo. Io ho detto, io non voglio parlare di antisemitismo, ti darei sicuramente ragione, però qui il discorso è, poi che cos'è? Che cos'è giusto? Esagerazione. Esatto, cioè, esatto. Che cos'è giusto chiudere o tenere aperto? Chi lo decide? Perché se no poi... Lì veramente ho detto, se fosse uno, un promotore della legge Bavaglio a fare questo discorso su un altro argomento, che non è Anna Frank, ma che è un'altra qualunque cosa, il discorso reggerebbe nello stesso modo, perché ognuno di noi ha desideri diversi, cose che gli danno fastidio diverse, punti di vista diversi, e allora diventerebbe complicato, quindi... Vabbè, adesso ma, vedi, è come i siti per scambisti, cioè io non ho niente in contrario che essi ci siano, però non ne faccio uso, è semplice, no? Cioè, qualsiasi esempio si può fare, cioè, io faccio non ne fai uso perché non hai niente da scambiare o perché uno potrebbe anche non avere niente da scambiare. Vabbè, andiamo andiamo in diretta. Un lunedì da sul web Radio Interland, le 22:38, ringrazio ancora Maurizio Codogno e Frida Brioschi e tutta Wikimedia, insomma, per averci dato il loro punto di vista. Qualcuno diceva nel fuori onda un punto di vista un po' diplomatico, però insomma, forse dal punto di vista del discorso di enciclopedia, però beh, un portavoce deve essere... chiaramente così, insomma, deve essere piuttosto diplomatico, altrimenti che portavoce è. Però, insomma, la paura che Wikipedia o Wikipedia, ma poi qualcuno sa dirmi come si dice, Wikipedia o Wikipedia?
Aspetta, fai tu. Idea. Secondo me dovrei chiederlo perché è un'enciclopedia. Come Ale, scusa? Wikipedia. Wikipedia? No, scherzo. Cretino. Oh, yeah. Vabbè, allora. No, enciclopedia, come ha detto giustamente Paolo. Adesso glielo chiediamo direttamente. Glielo chiediamo direttamente. Allora, tra l'altro, saluto il signor Giovanni Vita da Legnano. Buonasera, grazie per averci raggiunto. Ciao Giovanni. Grazie mille. Grazie, scusate il ritardo. Non c'è problema, grazie mille. Allora, dicevo, chiaramente ricordo a Betty che sta sulla chat, a Daniele che sta su Twitter, a Dale che sta su Facebook, che se volete intervenire con i punti di vista di chi scrive e non parla, fatelo assolutamente, perché io non leggo niente, quindi dovete leggermi. Ma io ti posso, sì, prego. Posso solo dire che c'è in chat Marcello che dice che dopo il poco sbilanciamento del portavoce di Vicky non vedo l'ora di sentire la voce di Enciclopedia riguardo Fiasco Rosso. Fiasco Rosso. Fiasco Rosso. A parte che io potrei... Sì, chiedono anche il titolo della canzone che hai trasmesso, Nico. Il titolo della canzone che ho trasmesso era di Caparezza, adesso mi è andata via, la recupero e ve la mando. Adesso mi è andata via. Non ho capito perché la signora Betty ha detto Wikipedia e enciclopedia, cioè con due accenti diversi. Adesso chiediamo. Allora... No, perché semplicemente perché prima ero ancora sotto l'effetto della trota, anzi dell'orata, orata tossica di questa sera. Adesso l'effetto è passato e quindi mi scuso. Niente, allora risalutiamo, lo vedete nel quadratino nero, Paolo di Nonciclopedia. Oh, risalutiamolo. Buonasera. 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 Allora Paolo, innanzitutto ti ringrazio per essere qua, e lo dico, l'ho detto all'inizio, che sei nero perché non ti fai vedere, nel senso che è un po' di privacy, insomma, perché è un momento complicato, sembrava, ho fatto un piccolo riassunto all'inizio, non sto a rifarlo adesso, insomma, dopo un attimo di querelle settimana scorsa, da ieri credo, o dall'altro ieri, che è riniziato. Quindi ti do la parola a te Paolo, se vuoi partire dall'inizio o dalla fine, come vuoi. Sì, sono nero perché i fan di Vasco mi aspettano fuori dalla porta, quindi insomma, prendo le mie precauzioni. Comunque, da dove inizio? Dall'inizio. La prima cosa che ti vorrei chiedere è, ti faccio una domanda, tu sei fan di Vasco? No. Non mi piace. Perché poteva anche piacerti, non è che credo che la cosa sia indipendente. Alcuni enciclopediani piacerà a me, no? Certo, infatti, la cosa è assolutamente indipendente. Questo no, perché qualcuno ha pensato che enciclopedia o enciclopedia, non ho ancora capito come si dice, fosse... Enciclopedia, ecco, che enciclopedia fosse anti-Vasco, non c'entra niente. Allora, vai Paolo, prego. Da dove inizio? Dall'inizio? Noi abbiamo ricevuto nel febbraio 2010 una richiesta di rimozione di contenuti potenzialmente diffamatori riguardanti la pagina su Vasco Rossi. Ecco, che cos'è un'enciclopedia innanzitutto? Forse dovresti dirlo per chi non lo sa. Sì, beh, certo, un'introduzione. Un'enciclopedia è la parodia di Wikipedia, quindi è un sito che ne condivide la struttura, ma i cui contenuti sono umoristici invece di essere contenuti a scopo informativo. Ecco, quindi satira. Satira, ma non solo, anche altre forme di umorismo, quali umorismo nero, nonsense, giochi di parole, quello che più i contenitori riescono a mettere, insomma. Esatto. La parodia proprio di Wikipedia. Sì, esatto. Quindi satira abbraccia molti aspetti, insomma. Quindi a febbraio 2010 vi arriva questa querela. Questa richiesta sì, di rimozione da parte dell'avvocato con la minaccia di sporgere querela. Che cosa c'era scritto in questa parte? Si può ripetere o qualcosa o accennare a che cosa c'era scritto in breve? Cioè, qual era poi... Della pagina su Vasco Rossi. Sì, qual era poi la cosa così terribile, se c'era o se c'è? Al momento non ricordo perché non la leggevo, non seguivo quella pagina. Comunque penso che fossero riferimenti all'utilizzo, potenziale utilizzo di droghe che abbiano forse ispettito Vasco e il suo staff. Almeno noi ritiriamo così perché il resto del contenuto della pagina non era nulla di che. Ok, quindi è arrivata questa lettera e tutto si è placato fino a una decina di giorni fa, cioè non avete saputo più niente fino a 10 giorni fa.
In realtà la cosa risale a prima, risale ad agosto, quando il nostro amministratore è stato contattato dalla polizia postale in quanto persona informata dei fatti. E la polizia postale, abbiamo scoperto, stava raccogliendo informazioni sulla gestione del sito, e allora abbiamo capito che poteva esserci una guerra in corso riguardo proprio la pagina di Pascossi. Questo un anno e mezzo dopo questa vicenda. La vostra reazione qual è stata? Di spavento? Perché ricordiamo che voi non siete degli ultramiliardari. No, certo, come i wikipediani noi contribuiamo in maniera assolutamente volontaria, quindi non siamo pagati per farlo, pertanto non siamo ricchi. Poi la maggior parte di noi è giovane e di certo non ha un lavoro che permette di sostenere spese legali, insomma. Ci siamo un attimo sorpresi, insomma, per questa cosa. Sì, quindi... Quindi, seguito questo, abbiamo discusso tra questa cosa, abbiamo deciso qualche tempo fa, una settimana fa, circa di oscurare il sito per comunicare, insomma, in maniera anche abbastanza evidente ai nostri visitatori, ai nostri lettori, che cosa era successo, sapendo che avrebbe comunque suscitato un certo scalpore in rete, non quello che poi sarebbe venuto fuori. Comunque ci aspettavamo una risposta. Sì. Pertanto abbiamo deciso di organizzare questo sciopero, che però, ripetiamo, non è stata per colpa di Vasco. Lo sciopero è stata una nostra trovata. Vasco ha semplicemente chiesto la rinnovazione della sua pagina. Questa è una cosa che è stata un po' travisata in giro per la rete. Sì, voi infatti non vi era stata chiusa, voi avete fatto una specie di auto-oscuramento. Anche voi avete fatto il vostro wiki oscuramento, avete fatto il vostro enciclopedico oscuramento. Esatto, l'espediente è stato più o meno lo stesso, quello di reiniziare tutte le pagine a questo avviso. Ecco, posso, che spiegava la situazione. Qua dico una cosa che i contro non ciclopedia hanno detto: vi siete fatti una marea di pubblicità, io non avevo mai sentito, lo dico con sincerità, mai sentito, e invece adesso quasi tutti, almeno tutti quelli che conoscono Vasco, sanno cos'è non ciclopedia, quindi un bel po' di milioni di persone. Quindi da questo punto di vista, facciamo una piccola parentesi, da questo punto di vista un po' di pubblicità ve la siete fatta, sì, possiamo dire. Sì, certo, noi ci aspettavamo chiaramente una risposta da parte della rete, non così tanto, soprattutto da parte delle maggiori testate giornalistiche, quali il Corriere, la Repubblica, insomma, anche i TG siamo finti su Studio Aperto, che è un po' sempre stato il nostro sogno. Quindi non ci aspettavamo tutta questa virulenza mediatica. Quindi siamo soddisfatti, ma non era il nostro obiettivo. Non era vostro, nel senso che quando vi è arrivata, perché può anche capitare, cioè, quando vi è arrivata la denuncia, voi avete detto: olè, ci autoscuriamo e vai, così andiamo su Studio Aperto, o no? No, quella è stata una decisione presa dopo molte discussioni, insomma. Va bene. Non abbiamo fatto subito l'associazione. Vabbè, te lo dico perché immagino che l'avrai letto, sono in giro, che molti l'hanno anche detto, probabilmente più fan di Vasco però molti avranno detto: cavoli, questi qua nessuno sapeva, o pochi sapevano chi fossero, adesso lo sanno tutti, è diventata famosa come Wikipedia. C'è anche chi pensa che noi siamo in accordo con Vasco per fare pubblicità entrambi. Ah, c'è anche chi pensa, bella questa non l'avevo pensata. Sì. Chi pensa che... È un'ipotesi molto fantascientifica. Sì, anche perché devo dire che sulla rete ci ha pensato Vasco a farsi pubblicità ultimamente, se non bastava, nel senso che da quando fa il social rocker, insomma... Io sono uno di quelli che non sono un enorme fan di Vasco, credo che Vasco fa sicuramente parte della storia del rock italiano, e devo dire che, siccome sono amante della rete, dei social network, vederlo su Facebook a me mi ha fatto piacere. Io ho cominciato a seguirlo perché, insomma, ho preso la cosa dal punto di vista positivo, cioè che figata vedere una rock star così da vicino. Io l'ho preso da quel punto di vista lì. Comunque, la cosa si era poi sgonfiata, perché il giorno dopo avete pubblicato, insomma, avete riaperto, avete pubblicato questa piccola lettera di chiarimenti, dove vi eravate messi d'accordo, è così? Sì. Avevamo discusso con la portavoce ufficiale di Vasco e avevamo chiarito, insomma, la questione. Quindi noi ci impegnavamo a chiedere scusa e a riaprire il sito e loro si impegnavano a ritirare la querela, una sorta di accordo. E avete chiuso la pagina?
chiuso la pagina, in che senso? La pagina di Vasco è sparita. La pagina di Vasco era già sparita da agosto. Era già sparita, in realtà. Ecco, la mia domanda è questa. La pagina di Vasco è sparita perché c'era in ballo una querela, o è sparita perché era di cattivo gusto? Perché in realtà c'era in ballo una querela, cioè, vista la possibilità di finire in tribunale, abbiamo optato per rimuovere la pagina piuttosto che infilarci in un casino di questo tipo. Insomma. La domanda era legittima, solo per capire qual è il punto di vista. Cioè, ok, abbiamo capito che insomma, è di cattivo gusto, oppure no, insomma, la paura della soprassedia. Vedo che c'è il signor Daniele, perché volevo finire il riassunto. Cioè, Daniele, che dica. No, vai, finisci. Perché volevo una domanda dopo. Ah, ok, vai. Poi abbiamo tempo se Paolo rimane fino alla fine. Vabbè, diciamo che si era chiusa così. E invece, ieri che è successo? Per chi... Ieri è successo che Vasco Rossi ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook alcuni post riguardanti l'enciclopedia più in generale, il diritto di satira, la libertà di espressione, e in alcuni diceva che avrebbe proseguito le azioni legali contro un'enciclopedia, insomma, che ci avrebbe fatto pagare i danni, e noi ci siamo un attimo sorpresi perché avevamo già chiarito precedentemente, e ci sembrava strano questo atteggiamento. Evidentemente la pubblicità gli ha fatto conto. Beh, devo dire, io l'ho letto quel post e Vasco diceva: pagherete i danni e virgola e anche tanti. Cioè, sì, e non saranno pochi. E non saranno pochi, bravo. Quindi anche piuttosto... insomma, pesante. E lì come avete reagito? Insomma, ci siamo un attimo un po' preoccupati, poi ci siamo calmati e abbiamo deciso di contattare la sua portavoce, che io ho sentito oggi stesso, che ha chiarito che in realtà la querela è stata già ritirata. Quello è un dibattito in corso sulla pagina di Vasco relativamente a questi temi, la satira, la libertà di espressione, ma non ha a che vedere con azioni legali. Ah, ecco. E quello ci sta. Quello ci sta, sì. Anche perché devo dire che poi faccio un attimo l'avvocato del diavolo, perché qui non c'è Vasco, perché non c'era posto nella chat. Ho detto la cazzata del gioco. No, ma faccio un po' l'avvocato del diavolo perché diciamoci la verità. Adesso io non lo so, però Paolo ce lo spiegherà. Secondo te, Paolo, avete preso più insulti voi dai fan di Vasco o ha preso più insulti Vasco per questa storia? Ma guarda, noi durante il periodo dello sciopero abbiamo lasciato uno spazio aperto ai commenti, una pagina di discussione aperta, e diciamo che la maggior parte erano a nostro favore. Alcuni ovviamente si schieravano contro di noi. Vasco abbiamo visto che ha dovuto bloccare la sua pagina dai commenti perché molti inserivano commenti poco, insomma, gentili nei suoi confronti. Sì, io devo dire che, preso dal punto di vista di Vasco, cioè, io il primo giorno, parlo di 10 giorni fa, io ho visto delle robe, non credevo ai miei occhi. Cioè, io non credevo ai miei occhi. Dopo aver visto per giorni la pagina di Vasco con tutti i complimenti del mondo, io a un certo punto non credevo ai miei occhi. Vasco merda, vergognati, sei un venduto, delle robe pesanti. Quindi mi sono messo dalla sua parte e ho detto: immaginati questo che è il dio del rock italiano, che a un certo punto si sente attaccato. Guarda la rete com'è forte, in un secondo può riempirti, scusate la parolaccia, di merda, lo dico così proprio tra virgolette, perché in un attimo gli è arrivata qualunque cosa. E quindi credo che a quel punto, e qui Paolo, non so se tu mi dai torto, lì se l'è presa un po' lui. Qua se l'è presa personalmente. Immagino, sì. Personalmente. Immagino che se la sia presa. Adesso è stato... Sì, vai. Sì, continua. No, vai Paolo, vai. è stato un bel danno d'immagine, insomma, comunque per lui. Che ovviamente è comunque famoso a prescindere da queste vicende, però è stato bello ritrovarsi migliaia di commenti negativi sulla propria pagina. Sì, sono aumentati improvvisamente i fans di Ligabue. Sono usciti tutti. Loro dicevano, sì, noi lo sapevamo, l'abbiamo sempre detto. Cioè, sono uscite delle robe, insomma, devo dire, io spero di essere chiaro nella mia posizione, perché io non mi voglio schierare, ma perché effettivamente non sono schierato, devo dire. Sono rimasto a bocca aperta. Non so quanti di voi, chi scrive in chat,
è rimasto a bocca aperta. Io sono rimasto a bocca aperta da questa cosa. Perché poi mi sono chiesto, è lì il discorso di ieri sera con Sabina Guzzanti, mi sono chiesto se un'enciclopedia che è un Wikipedia fatto di satira, una parodia fatta di satira di tutti i gusti, perché io in questo momento faccio radio, però ricordo che il programma più ascoltato d'Italia è lo Zoo di 105, che sicuramente per molti non è un esempio di buon gusto. Quindi probabilmente se dovessi pensarla in quel modo, ci dovrebbe essere un garante che fa chiudere lo Zoo di 105. È vero, ma infatti è chiuso. Esatto, è vero che lo Zoo di 105, lo stavo dicendo, ha chiuso un sacco di volte, nel senso che gli sono arrivate denunce addirittura dall'editore, la radio ha denunciato il programma, eh. Sono successe cose di tutti i tipi, però c'è, lo fanno, è lì, lo fanno da tanti anni, ed è un esempio di qualcuno, non dico io, però qualcuno, mia mamma direbbe che è di cattivo gusto, per dirla tutta. Quindi lo dico a te Paolo, chiedo a te come persona, come ragazzo, secondo te il cattivo gusto o la libertà di poter scrivere qualcosa, che sia il proprio blog, un videoblog o un lemma di un'enciclopedia, ha un limite, si deve fermare a un certo punto o no? Secondo me è una questione complessa, secondo me il limite lo stabilisce la legge, anche se la legge su questo punto è molto difficile, insomma, perché gli articoli sulla diffamazione, per esempio, vanno in contrasto con gli articoli sul diritto alla cronaca, alla satira, quindi anche lì è molto difficile e generalmente si stabilisce in sede processuale la condotta da tenere, almeno questo è quello che ho capito. Guarda, ti leggo questo messaggio, perché io ogni tanto provo anch'io a guardare il sito. Andatevela, questo è un messaggio che ho già visto tante altre volte, andatevela a vedere prima di parlare questa non-ciclopedia e piantatela di fare commenti superficiali senza conoscere direttamente quello di cui parlate. Non sopporto i pressapochismi, non-ciclopedia è un'idea stupida, volgare, vergognosa e ignorante. Questo è un commento, devo dire, di quelli più gettonati. Anche sulla pagina di Vasco. Il tuo punto di vista, Paolo? Riguardo questo commento, che è una sua opinione, quella non gliela posso togliere. Poi certo, io invito tutte le persone a farsi un giro sull'enciclopedia, a leggere più di qualche articolo. Sono tanti articoli, quindi per farsi un'idea bisognerebbe leggere magari non due o tre, ma un po' di più. Comunque ognuno è libero di pensarla come vuole, non riteniamo di poter piacere a tutti, questo è ovvio. Nico, c'è anche un altro ascoltatore che ha usato un nick un tostapane, perché semplicemente non voleva dichiarare il nome e il cognome, che scrive: volevo soltanto scrivere della incoerenza di Vasco Rossi. Prima fa canzoni che parla di libertà, per esempio Siamo Liberi, e poi ovviamente censura il duro umorismo. Questo è stato invece dall'altra parte uno dei commenti più gettonati dall'altra parte. Devo dire che un tostapane pensavo fosse più vicino a Vasco, che oggi ha detto, non so se avete letto o sentito, che se non scrivi il nome e il cognome non puoi insultare in rete. Questa l'avevi sentita, Paolo? Sì, questa l'avevo letta da non mi ricordo quale giornale web, comunque l'avevo Io ho visto proprio il video dove lui dice, insomma, che non è libertà insultare qualcuno se non metti il tuo nome e cognome. E lì mi è venuta la battuta da fare, mi è venuto a dire: perché lo vuoi denunciare? Perché poi ti viene, dopo è chiaro che ognuno poi comincia a dire la sua, comincia a sparlare, quindi non vorrei sparlare. C'è qualcuno? Dica Mario, dica. No, dico che poi alla fine, insomma, quando lasci un commento spesso devi lasciare la mail, quindi a chi gestisce il sito lo sa chi è che scrive il commento. Sì, che non è pubblico, ti passa sulla bacheca, però si sa chi lo scrive. Se vuoi risalire via mail, ci risali. Ecco, ma allora lo dico a te, lo dico a te Mario, poi vengo da te Betty, lo dico a te Mario, ma secondo te questo accanimento contro Vasco, per quelli che hanno l'accanimento, perché adesso poi vorrei fare un sondaggio, e forse magari Paolo ne sa più di noi, quanti sono a favore di Vasco e quanti sono a favore di un'enciclopedia. Secondo te, cioè tu per esempio ce l'hai con Vasco perché non ti piaceva Vasco come cantante, c'entra qualcosa la musica in tutto questo o no?
Assolutamente no, nel senso che a me non frega nulla di Vasco né prima né dopo. Cioè, se fosse stato Stevie Wonder a dire sta roba, perché so che tu sei un amante di quel genere lì, che avreste avuto la stessa reazione? Questa è la mia domanda. Cioè, vabbè, ma sicuramente si dice, nel senso, magari non in questo modo, no? Poi lì ci si allora c'entra un po' il tipo, cioè questa è stata anche una scintilla per mettere quelli che erano contro Vasco e magari non lo dicevano contro quelli che sono con Vasco? Sicuramente sì, Nico. Scusa, ma... No, ma hai ragione Ale, sì, è vero, cioè è normale che gioca anche questo, è normale. Però essere un personaggio pubblico è anche questo, no? Fondamentalmente quando stai, devi stare nel gioco, nel bene o nel male, sia per i commenti o apprezzamenti che per le critiche. Io quello che invece ho, diciamo, anche detto nel vlog che ho lanciato io sul mio canale YouTube è stato la mossa fondamentalmente sbagliata, nel senso che in rete, specie su YouTube, dove insomma adesso Vasco Zampetta da un po' di tempo con i suoi vlog, quando c'è da farsi una risposta, c'è da dare insomma da punzecchiare qualcuno, si fa un video risposta, si scrive sul proprio blog e poi insomma si discute, ma sempre solo in rete. Quello che invece è la cosa che dà fastidio, alla fine non ci può pedia come Wikipedia, insomma, o chi più in abbine metta, sono dei siti gestiti spesso da ragazzi, no? Metti dietro il mio blog, dietro i miei blog, ci sono solo io, dietro l'enciclopedia ci saranno più persone, ma parliamo di ragazzi, quindi non è una testata giornalistica, sono semplicemente degli amatori, insomma, che lo fanno per il piacere di farlo. Arriva poi il ricco della situazione, che con una semplice telefonata, querela, insomma, fa la parte del potente, no? Il forte che vince sul più piccolo. Quindi io penso che fondamentalmente il fastidio più grande che sia arrivato alla rete è quello, cioè il fatto che che Vasco Rossi in questo caso non abbia risposto nella stessa maniera, cioè loro scrivono un articolo sull'enciclopedia dove insomma fanno un po' di satira su Vasco, perfetto, Vasco da vivo poteva benissimo fare un video dove criticavano l'enciclopedia, poteva fare un post sul blog e quant'altro, cioè quindi rispondere ad armi pari. Va bene, allora facciamo così, metto una canzone così vi do il tempo di pensare e vorrei lanciare a tutti, fatelo anche voi dalla rete, su Facebook, sulla chat che abbiamo qua, su Twitter, un piccolo sondaggio, scrivendo solamente o Vasco oppure non enciclopedia. Radio Interland, pubblicità. Oh ragazzi, è tornato Jenny. Che botta, giuro per in ospedale. No, chissà che si è preso. Gli avranno dato una pasticca di normale. Io dico Vasco. Non ci noi, si è grippato da un shock. Per me ci stiamo facendo fregare. Ci vuole tanto, Fabietti. Ciao Jenny, ciao. Oh ragazzi, intervenite se volete, adesso vengo anche da Ubi, da Daniela, da Giovanni. Entratemi anche a gamba tesa. Non ho sentito niente. Guarda, io mi sono perso il pezzo di Maurizio, che è di Enciclopedia, scusate, ne avevamo anche parlato nella puntata proprio che avevamo fatto precedente. Si parlava di Vasco, ma quindi per dire male mi fa piacere ascoltare dalla viva voce di Paolo tutto quello che è successo. Io mi sono fatto un po' la mia idea, che comunque diciamo è abbastanza generale, in linea con tutti. Non sono d'accordo. Non ho capito qual è, scusami Ale, perché non ho capito qual è la linea generale, però, perché io non ho capito se sono tutti d'accordo con l'enciclopedia o tutti d'accordo con Vasco, non ho capita io, Questa sera tutti d'accordo con l'enciclopedia. Quindi tutti contro Vasco, anche in chat. No, vabbè, ma anche contro Vasco, Sì. Anche l'altra volta. Stevie Wonder, che sicuro hai fatto un esempio perché piace a Mario Cipra. Certo, era quello che volevo dire. Comunque non avrebbe fatto. Avrebbe proprio fatto una cosa del genere. Però c'è anche da dire. Passano sopra sulle televisioni, passano sopra a Benigni, passano sopra adesso. Cioè, se la prendono con una, come diceva Mario Cicco, ragazzi. Quello piccolo, tra virgolette. Scusate.
Allora, faccio un piccolo esempio, è morto Steve Jobs, sulla rete ci sono state persone che l'hanno preso in giro e che hanno appreso la notizia in maniera normale, ok? Nessuno ha mandato un messaggio di insulti, nessuno ha denunciato nessuno, la rete è fatta così, la rete è libera. Quando intervengono quelli magari un po' meno giovani, magari se la prendono un po', vedi i politici che sono tutti vecchi, quindi qui si allarga anche il discorso, ma lo chiudo subito perché come voi non voglio entrare nei discorsi politici. E poi uno come Vasco Rossi che è un po' lì, ciao ragazzi, ha voluto fare questa cosa qua, sta parlando per me. Io ho detto anche l'altra volta, Vasco Rossi è invecchiato ragazzi, è comunque anziano. La rete dei giovani, chi fa questo spunto? Andiamo in diretta, andiamo in diretta. Ma a parte, ti dovevo rispondere Ale. È un legale. Senza cielo. Allora, innanzitutto vorrei dare un'occhiata alla chat mentre andava la canzone di Raff, che ringrazio per essere qua anche lui. Volevo ringraziare Luca che mi ha scritto bel sondaggio di merda. Vedi, la radio dei giovani. No. La radio dei giovani. No, però nello stesso tempo ti ha scritto anche un'altra cosa, Luca. No, sì, era per ridere. Ha scritto, sì? Prendere per il culo Vasco per le sue canzoni a dir poco inascoltabili sia divertente, ma per i suoi problemi di droga non è una cosa bella. Dopotutto è una persona come tutte le altre con pregi e difetti. Vabbè, questo è sempre lo stesso punto di vista, credo. Posso aggiungere una piccola cosa? Sì, prego Daniele. Non so se avete mai visto circa 7 film demenziali alla Scary Movie, alla American Pie, quelle cose lì. Allora, su Scary Movie, che hanno fatto tipo 7 versioni di film, in almeno 2 film hanno preso in giro Michael Jackson mentre era vivo e mentre era morto, ok? L'hanno preso in giro mostrandolo in atti puramente pedofili, ok? Non c'è stata nessuna denuncia e non c'è stata nessuna querela, perché in America sono un pochino più aperti di mente, perché il problema... ragazzi, che la satira c'è, sarà black humor, non piacerà a tutti, ma esiste. Perché uno si deve andare a attaccare su queste cose? Soprattutto una persona che dovrebbe avere una certa maturità e che ha un certo calibro, no? Come personaggio pubblico. Edoardo mi scrive che avrà pregi e difetti, ma anche un sacco di avvocati. Per alleggerire se posso quello sicuramente. Dica Ale. Grazie, Nico Benz. Purtroppo noi parliamo, no? Enciclopedia, poi Wikipedia, ma comunque siamo molto vicini a quel confine politico, legge, capisci? Cioè, in generale, a parte Wikipedia e Enciclopedia, in generale, oggi si parla di censure, cioè in questo momento si parla di censure in generale. Purtroppo Nico, cioè, ci avviciniamo vicino, hai capito, a quel confine là col politico, non c'entriamo, comunque ci avviciniamo. Il discorso è questo, cioè adesso in piccolo, in internet, piccolo tra virgolette, Wikipedia, Enciclopedia, chissà perché vengono fuori questi casi di censure. Una di Vasco Rossi, che comunque ha dato risalto a Enciclopedia. Vasco Rossi, io non credo che ne avesse bisogno, ragazzi, di pubblicità. Facciamoci chiaro, uno che fa 3 concerti a San Siro con 100.000 persone non ha bisogno di questo, ma non voglio comunque neanche accusare Paolo e non ci butto via. Di fatto che però cioè, arriviamo sempre allo stesso punto. Sì, sì, no, ha dato la censura però è esagerata, è un omicidio, perché veramente è un omicidio. Guarda, non dico che è proprio un omicidio, però è così, la libertà di pensiero è intoccabile. Io vorrei citare Lina che scrive in chat una cosa che anche a me ha fatto un filo impressione, perché credo che Paolo mi puoi confermare che tu e gli altri di Enciclopedia avete in questi giorni seguito sicuramente la pagina di Vasco in maniera particolare, credo. Sì, certo, l'abbiamo seguita. Ecco. C'è stato un momento, qua questa domanda la faccio a Ubi che non ho ancora sentito il suo punto di vista da Caserta, e chiaramente a tutti voi, perché Lina scriveva in chat che
che era un moderatamente una fan di Vasco. Poi ha letto una cosa che effettivamente non c'entrava niente con la polemica con Enciclopedia, ma Vasco ha scritto: qualcuno mi dice che io vi devo qualcosa, dicendo poi al pubblico: io non vi devo niente, anzi, siete voi che mi dovete ringraziare perché io vi do emozioni. Voi venite ai concerti per divertirvi, non perché mi fate un favore, al massimo il rapporto è paritario. Io do a voi e voi date a me. Però diciamo che l'accento mi sembra più polemico. Questa è una cosa che sinceramente anche a me mi ha spiazzato. Quindi Ubi, la tua opinione su questa in particolare, ma in generale sulla faccenda della libertà, dato che tu fai il giornalista, visto che non solo parli di calcio, ma spesso parli anche di politica o di fatti di attualità. Sì, dedicherò anche giovedì prossimo una puntata di reportage proprio sul DDL intercettazioni. Ma ritornando sulla faccenda di Vasco, guarda, io posso dirti che Vasco sicuramente non è una persona, secondo me, nella sua vita da imitare, secondo me. Poi noi non mettiamo in dubbio che è un grande artista, ha fatto grandi canzoni, ecco come dice lui, emoziona le persone quando fa il concerto, però come diceva appunto Ale prima, non bisogna censurare assolutamente, perché sennò poi cosa facciamo? Stiamo facendo tanto per combattere questo DDL intercettazioni che e poi andiamo a difendere Vasco che vuole censurare la rete, cioè ecco, andiamo poi, vedi, andiamo a scontrarci su due cose che poi si uniscono e non sembra giusto che noi stiamo lottando tutte le forze per eliminare questo diritto di rettifica e di dire le intercettazioni e poi cosa facciamo? Andiamo a difendere Vasco che censura la rete. Sicuramente bisogna anche, secondo me, descrivere una cosa, una diffamazione dalla satira. Esatto, bravissimo. Sono d'accordo con te. Sono due cose che bisogna mettere, secondo me, in chiaro, insomma, perché sono due cose veramente diverse. E appunto, ecco, alla fine cioè, penso che sia così la cosa. Sì, puoi censurare, però bisogna mettere a punto le cose, perché ho letto su un'enciclopedia l'altro giorno, chiude un'enciclopedia, chiude i battenti a tempo indeterminato per colpa, insomma, tutto sommato per colpa di Vasco Rossi. Cioè, Vasco Rossi non penso che abbia chiesto di chiudere la ciclopedia, è stato un loro sciopero, giustamente, però ecco, secondo me è stata una cosa, una turbolenza eccessiva, sia dalla ciclopedia che da Vasco Rossi. Bisogna chiarire le cose, chiaramente, e bisogna spiegare anche a Vasco e ai suoi avvocati che la rete è così, la rete è, purtroppo, bisogna ecco, ampliare un po' la mente su questi nuovi concetti. Esatto. Guarda, Nico, io sono assolutamente d'accordo con Ubi, perché, come dice lui, la satira è bella, nel senso, si ascolta e si legge volentieri, d'accordo, però quando si arriva al punto di diffamare, tra virgolette, una persona, allora lì non ci siamo più. Io non credo che nessuno di noi voglia che in rete o ovunque si dicano cose di cattivo gusto nei propri confronti, nei suoi confronti. Quindi io credo che Vasco, prima di tutto, non sia lui in prima persona a dire e a fare certe cose. Credo che gli avvocati siano stati assolutamente in prima fila per le scelte dell'ultimo periodo nei confronti di Enciclopedia. Sono assolutamente convinta, perché Vasco magari in un momento particolare potrebbe aver detto queste cose, tipo: io cosa devo dire ai fan? I fan sono ricchi delle emozioni che io faccio provare loro. Io non credo che Vasco abbia che sia arrivato al punto di far chiudere non ci credo. Ti posso dire che oggi o ieri sera Vasco, e Paolo lo può confermare, è stato piuttosto duro, sia in video che scrivendo, ho iniziato a scrivere le note. È stato piuttosto duro. Ma io credo, sai cosa? Io credo che sia una persona, per il modo di vivere e per come ha vissuto e per come sta vivendo, credo che sia una persona molto impulsiva.
va e detto, cioè, e credo che arrivato a questo punto, dopo tutte le cose che sono successe negli ultimi giorni, sia arrivato a dire, a fare le cose che ha fatto oggi o ieri, video e tutto il resto. Non credo assolutamente che sia così cattivo, tra virgolette, per far chiudere un sito come l'enciclopedia, che poi fra l'altro è tutta satira, e non credo che loro vogliano arrivare alla diffamazione. Ok, Paolo, ti riporto questa, scrive Luigi, l'enciclopedia ha smosso le coscienze e ha fatto vedere come sarebbe stato il futuro con il bavaglio ai blog. Sei d'accordo? Ti sei sentito un po' vittima, voi siete sentiti un po' vittima di una specie di bavaglio anticipato? Ma guarda, come ha detto qualcuno, la chiusura di Enciclopedia non è dovuta a Vasco, quindi Vasco non ha avuto intenzione di censurare Enciclopedia. Certo è vero che c'è una bella differenza quando si parla di azioni legali fra Vasco Rossi e me, che sono uno studente universitario. Quindi, al di là dell'aver ragione o meno, il fatto di andare in tribunale costituisce qualcosa di diverso per lui e per me. Per cui questo potrebbe effettivamente creare problemi in futuro alla rete, insomma, il fatto che chi ha le risorse crea problemi ai, diciamo, agli utenti piccoli, non perché questi hanno torto, ma perché questi non possono permettersi una difesa adeguata. Paolo, è una forma di censura anche quella, perché è molto facile andare in tribunale e querelarti personalmente. Tu sei uno dei responsabili, che fai? Togli tutto, non puoi far altro. Diciamo che è indirettamente una censura, puoi anche, cioè, quindi Vasco Rossi ha voluto fare questo. In modo intelligente, strategico, sai, ha messo di mettere i suoi avvocati, però è stato quello. Vabbè, faccio così, sposto il punto di vista e vado da Daniella, a cui chiedo invece questo, perché insomma, essendo una ragazza, sei magari più sensibile di noi maschi, ma secondo te le offese che sono partite tra chi è pro e chi è contro Vasco, non sono anche quello un modo di ledere la persona, cioè quelli che hanno detto siete, non dico, non voglio dire parolacce, perché sono, però insomma, che siete voi, siete schifosi perché voi con Vasco e viceversa, voi che pubblicate quelle robe fate schifo, insomma ce ne sono anche, devo dire, anche in chat qui ogni tanto c'è qualche commento brutto. Secondo te non è anche questo un modo di offendere o di fare satira o di usare del cattivo gusto nel parlare? Sì, quello sì, Nico, ma io voglio solo fare questa domanda, ma la satira, qual è il punto d'arrivo che diventa offeso, no? Cioè, c'è la satira, poi c'è le cose offensive. Io ora stavo guardando sul loro sito il diario di Anna Frank. Che è stato quello che ha fatto scatenare ieri il dibattito. Ok, va bene la satira, però porca miseria, ci sono scritte delle cose che sono rimasta scioccata. Cioè, la satira fino a che punto arriva? Voglio capire questo, perché lì io non leggo satira. Cioè, comunque ha vissuto una vita, povera Crista, che cioè, è arrivata a morte. Andiamo a prendere l'esempio, quindi torniamo all'esempio. Rimango, se io Vasco, io lo ammiro come si dice, come... come cantante, sei una fan. Quindi. Ma come persona, per me, per come si comporta, non solo contro di loro, ma in generale, perché ho avuto la possibilità di stargli vicino, è una cacchina, punto, capito? Io se parlo è perché so il motivo, perché io ho visto determinate cose una volta, mi ricordo ero piccolina, avevo... Dai, spara grosso che domani pubblichiamo, vai! No, ero in piccolina. Vai! C'è che censura. Vai! No, io perle non le dico, non sbaglierò una parola. No. E ero piccolina, niente, si avvicina Vasco, scusami, si avvicina un ragazzo verso di lui, fa: guarda, la tua canzone mi dà emozione, mi dà vita, mi dà questo. L'ha snobbato e gli ha detto: ma vai a morire ammazzato. Cioè, non mi ricordo la parola che avevo usato, capito? Però vabbè, è un po' la maledizione del rocker, insomma,
quello, sai. Allora non fai il personaggio pubblico, cioè se ti dà fastidio queste cose, stai chiuso a casa tua, non apri il bocco e vedrai che non succede niente, Nico. Ecco. Io la penso così. Perfetto, ma ricordiamoci anche, scusate se ho rubato la parola, non so chi, che non, qui in questo momento Vasco non è più l'artista, perché non sta parlando da un album, da un CD, dedicando una canzone a un'enciclopedia, sta parlando come parlo io davanti ad una webcam. Quando sei su YouTube e parli davanti ad una webcam, tu Vasco diventi uguale a me che se non sono nessuno, ok? Quindi come io ricevo i simboli più nei video o il pollice in giù negativo, lo puoi ricevere anche tu, quindi in quel momento sei ad armi pari e per quello la lotta non è stata pari, perché poi lì diventi spaccone, chiami l'avvocato e denunci. Allora no, allora, se fai il vlog devi stare sulla rete come si sta in rete, se no non li fai e fai l'artista. Quindi, secondo me Stevie Wonder non farebbe vlog. Questo è il punto di vista. Dica Ubi, dica Ubi. Secondo me Vasco, siccome è un giovane utente della rete, deve circondarsi anche di avvocati e di persone che capiscono la rete, che insomma gli dicono appena succede un fatto simile di stare calmo, di non, ecco, agitare querele. Tanto scusami Ubi, posso interromperti un attimo? Esempio, Anna Franca che è morta, chi la difende con quello che c'è scritto? Ok. Femmina, aspetta, Dani, io l'ho letto che è spiterina. Sì, sì. No, l'ho letto anch'io, però quello che ti voglio spiegare è una cosa. Fino a un certo punto. Un attimo. Allora, Paolo l'ha detto anche prima. Sul sito di Nonciclopedia o Nonpedia, lo humor può andare da black humor anche al nonsense. Cioè, quando uno va su Nonciclopedia sa benissimo cosa può andare a trovare. Se non ti piace, non ci vai. No, che non ci sono mai andata, però loro rischiano di prendere una denuncia. Comunque, uno ci può andare come non ci può andare, però poi se gli arriva la denuncia, scusami Dani. Ecco, ma perché deve arrivare la denuncia? È questo quello che voglio capire. Sono, io. La gente non può. Sono contento. Un... Allora una... Vada, va, uno per volta. Guarda, Daniele, va. E Daniele, è la settimana che si tiene. È una settimana. Anzi, dobbiamo ringraziare anche Daniele, che è stato lui a convincere Paolo. Applauso. A venire da noi. Ma non ce l'ho con Paolo in sé, io no. Sto parlando in generale, capito? Aspetta, allora scusate, però se non mi sbaglio, ragazzi, metto un disco così quando tornano. Non facciamo solo il fuori onda, un disco perché si stanno ammazzando, è un disco. Non facciamo come l'ultima parola, ragazzi. Ragazzi, che sono tra di loro. No, Dani, ma io non ce l'ho con lui, io ce l'ho in generale, capito? Io parlo in generale. Cioè, se è Paolo, Luca, Marco, Giovanni, quattro persone, io parlo in generale. Beh, sai Daniela, da quel punto di vista io e Ale abbiamo sempre fatto parodie nella vita. A noi ci hanno censurato Voglio una maiala, perché un gruppo di femministe ha chiamato RTL dicendo che noi avevamo fatto una canzone che ledeva l'immagine delle donne, perché le donne non possono essere paragonate a delle maiale. Quindi non dico che noi avevamo ragione o loro avevano torto. Però il punto di vista è sicuramente diverso, per noi era parodia, una cosa che si dice tra uomini, e per le donne invece abbiamo fatto qualcosa di molto grave. Non è scattata la denuncia per questo. Beh, ma RTL ci ha tolto il disco, per noi è stato peggio che una denuncia. Sì, però loro vi hanno chiamato e hanno detto, ragazzi, qua e si cerca un attimino di parlare, non per forza che io vado di prepotenza con l'avvocato, perché ci sciogli, perché alla fine la questione è quella, bravo. Capito? La questione è quella. È la stessa cosa che diceva la Guzzanti ieri sera. I gruppi pedofili,
Però se... No, quello è certo. Quello è certo. Allora, su Facebook nascono i gruppi pedofili. Quando tu ne vedi uno, o gruppi che dicono maltrattati gli animali e roba del genere, cosa fai? Li denunci? No, fai segnali la pagina e poi Facebook prenderà i suoi provvedimenti. L'enciclopedia è fatta da utenti come me che vanno sul sito, si registrano e scrivono un articolo, quindi loro non possono sapere quello che io ho scritto, perché sennò vorrei vedere chiunque controllare. Ma ci sarà un amministratore? Ma no. Sì, ma sono 13.000 pagine, non c'è una relazione. Puoi controllare tutto. Non c'è una perché guarda, tiro in ballo io, che ne so, viene scritto qualcosa su di me e c'è scritto la mamma di Daniela Ganzella, una di quelle bla bla bla, vacca troia, bla bla bla, è normale che denuncio. Cioè, magari c'è un amministratore che vede delle porcherie alla soglie, no? Dani, non c'è redazione, è come Wikipedia. Sì, questo è un punto che vorremmo chiarire. Ecco, adesso torno da te Paolo e poi voglio sentire anche Giovanni che non ho ancora sentito. Andiamo, eh? Vorrei rispondere anche a te. Insomma, ringrazio i Maroon 5 e Cristina Aguilera perché l'aria si era fatta pesante a un certo punto e non vorrei che i nostri ospiti cominciassero ad azzuffarsi a vicenda. Allora le 22 20, le 23 e 25 Radio Inter, sono Nico Benz, questo è un lunedì da Full Webber. Mi fermo stasera a leggere anche la chat tra una canzone e l'altra perché vedo che insomma lì la discussione è molto attiva. Vado da Paolo perché siamo verso la fine, vorrei Paolo, hai sentito un po' di punti di vista, visto che anche qua nella nostra redazione online i punti di vista sono diversi. Vuoi rispondere a qualcuno in particolare o chiudere in generale, insomma, dopo aver sentito anche le opinioni degli altri? Sì, sì, insomma, come ha detto Daniele, il sito Enciclopedia non ha una redazione, quindi c'è un controllo, ma nessuno è, diciamo, ritenuto responsabile dei contenuti. Questo è già un punto importante per quanto riguarda gli aspetti legali. Per quanto riguarda il controllo, come qualcuno ha detto, le pagine sono molte, i contributori sono centinaia ogni giorno, noi cerchiamo di fare quello che possiamo, ma è ovvio che non possiamo occuparci di tutto contemporaneamente. Ci sono anche molte pagine che vengono scritte ogni giorno e gli utenti, insomma, hanno il tempo che hanno, siamo contributori volontari e facciamo quello che possiamo. Comunque, per quanto riguarda la pagina su Anna Frank, sono più di 12.000, sì. Per quanto riguarda la pagina su Anna Frank, non so se l'avete notato, ma è comparso un avviso in alto alla pagina, un avviso tecnico comunque, che dovrebbe far capire che la pagina è in revisione, cioè noi stiamo valutando i contenuti della pagina per vedere se sono contenuti adatti al sito, se sono contenuti di qualità. Quindi da parte nostra noi ci mettiamo l'impegno. Poi magari non condividiamo le idee di tutti, però c'è comunque un intento di ascoltare le altre voci e di migliorare il sito. Insomma. Ecco Paolo, ti faccio una domanda, visto che questa non è una sede ufficiale, né una sede legale, eccetera. Il tuo parere personale, secondo te ci deve essere una limitazione in qualche modo della satira in generale, e quindi non solo in enciclopedia? Oppure vale tutto? Secondo me ci deve essere una limitazione sui toni e non sugli argomenti. Secondo me è diritto di ogni persona discutere e scrivere di quello che vuole. Poi i toni che usa sono ovviamente opinabili, si può discutere e si può dialogare. Ma secondo me è diritto di una persona parlare di tutti i temi, insomma. Secondo me è un diritto inalienabile garantito dalla Costituzione. Sì, non so se hai risposto, perché io non ti ho chiesto, fai un po' come Wikipedia, anche tu sei un pedia anche tu. No, io non ti ho chiesto se uno può scrivere, ti ho chiesto se secondo te c'è un limite, perché i toni, forse sta lì il limite, perché poi la differenza tra satira, parodia o battuta forse è proprio nel tono, e lo humor nero è proprio... C'è un limite, c'è un limite secondo me nel come ma non nel cosa, insomma. Nel come ma non nel limite che è difficile da stabilire, però che si può discutere, su quello si può arrivare. Certo che tu da utente così particolare, perché chiaramente non sei un utente della rete normale, non sei un full webber normale, sei un full webber particolare.
questo è sicuramente un tema che ci porteremo dietro per parecchio. Io l'ho chiesto a Maurizio di Wikipedia e lui ha detto spero di no. Tu cosa pensi che la libertà sulla rete, questo punto di vista tra cosa è lecito dire e cosa no, cosa è giusto che non ci facciano dire quando si parla di legge o no, durerà per un po', avrà mai fine o avrà una fine molto presto? Spero che non abbia una fine drastica, insomma. Comunque penso che avrà un seguito abbastanza importante. Al di là di un'enciclopedia, il DDL è senza dubbio più rilevante come questione in questo momento. E insomma, è un tema fondamentale che non finirà in questi giorni. Sono d'accordo. Speriamo che non finisca mai. Giovanni, io ho smesso di guardare la televisione per le censure, sto su internet perché non ce n'è, e invece stanno, ci stanno. Bravo. Esatto. Vado da Giovanni, se mi permettete, che non ho ancora sentito. Giovanni, il tuo punto di vista, se hai qualcosa da aggiungere di diverso o no? Beh, io vi voglio ringraziare all'ultima, se mi sentite. Sì, c'è una frase di Ale per cui sono d'accordo, nel senso che io, come dico spesso, non ho la televisione, sono contento di non avere la televisione, non la guardo quindi, perché comunque secondo me limitava un po' la libertà. Internet, che invece uso molto spesso, secondo me è un luogo, non luogo, invece dove c'è molta libertà, e invece questi ultimi episodi mi fanno pensare che forse c'è qualche limite anche qui. Ma questo che significa? È una classe politica vecchia che deve andare in pensione, basta. Ci ha alzato Ubi, buttiamoci sulla politica. Vabbè, ragazzi, noi siamo arrivati alla fine. Noi siamo arrivati alla fine. Io credo, vorrei concludere con una cosa, un punto di vista che forse nessuno ha guardato, a cui io invece faccio riferimento sempre, da quando sono in onda in qualche modo, da qualche parte, sulla rete. Io continuo a pensare che la rete non sia una cosa nazionale o nazionalista. Credo che sia una cosa mondiale, universale, chiamatela come volete. E credo che non ci possano essere leggi diverse da posto a posto. Quando in un posto c'è una limitazione che in un altro posto non c'è, in quel posto lì c'è qualcosa che non va, secondo me. Perché la rete è qualcosa di universale, o planetario, chiamatela come volete. E poi il punto di vista di cosa è giusto o cosa non è giusto dire, dove arriva la libertà e dove non deve arrivare, è sicuramente un tema che va affrontato, perché come avete visto abbiamo chiacchierato per un'ora e mezza e non siamo arrivati a una fine. Però quando si parla di cose, cioè che solamente a Legnano non si deve vedere in enciclopedia, non mi fa bene, non è giusto. O che a Concorezzo chiudono YouPorn, immaginatevi se il sindaco di Concorezzo chiudesse YouPorn, cioè non è giusto, cioè, non è giusto. C'è la rivolta, è la fine. Vabbè, qualcuno vuole dire, allora faccio così. Ringraziando tutti quelli che hanno scritto, vedo in un attimo al volo, Twilighter, Claudio, Flavio, Maurizio, Matteo, Luca, Marcello, Edoardo, Corrado, Mada, Luigi e tutti gli altri che hanno scritto anche in altri social network, che saluterò, ringrazierò e a cui risponderò se mi fanno delle domande anche negli altri social privatamente. Vi saluto andando da uno per uno, se volete aggiungere qualcosa lo potete fare adesso, quindi vado dalla signorina e ringrazio Betty Cavalli. Buonasera a tutti, mi scuso ancora per l'errore dell'inizio, e io credo solamente che la libertà di ciascuno deve arrivare solo fino a quando inizia la libertà di qualcun altro. Ecco, bene. Grazie da Legnano, signor Giovanni Vita. Grazie a te Nico, grazie a tutti, e spero appunto in un mondo più libero, una frase un po' poetica, però ma va bene. Speriamo. Grazie da Catania, signor Mario C. Grazie a te Nico. Niente, io non aggiungo tantissimo, l'ho semplicemente detto prima, la rete fa paura a qualcuno, e quindi quando non si conosce bene la rete si ha paura. Approfitto per dire al signor Mario C che mi piacerebbe che facesse le pillole di Twitter anche da noi, se gli va, quando è, perché sono molto carine e utili. Voglio. Vado avanti, io ho ancora completato. Vado avanti da Caserta, il signor Ubi da Ubi TV, grazie.
abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Stay humble. Beh, bella, bella, questa, un applauso per questa citazione. Da Concorezzo, Milano, signora Le Benz, grazie. Vi dico che tanto va la gatta al largo che la recupera il bagnino. Buonasera a tutti. Grazie. Vabbè, è giusto anche finire, non finire sempre tutti nello stesso modo, grazie. Da Reggio Emilia, signor Daniele KK, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, soprattutto a quelli che hanno commentato su Twitter. I vostri commenti non sono passati inosservati, eh? Sì, però non me li hai letti, letto, scusa. Tutto e comunque... Se hai letto tu, devi leggerci. Lo so, però il problema è che mi sono inguaiato da Dani, che comunque gli voglio tanto bene lo stesso. Ecco. Va bene, vado a salutare da Milano, ma da Bologna la signorina Daniela Ganzella. Buonanotte a tutti, e poi penso che sia inutile lamentarsi, ma bisogna anche muoversi, no? Perché uno è comodo a casa che si lamenta, però bisogna prendere le gambine e cominciare a uscire e fare delle gran rivoluzioni. Gran rivoluzione. Io la penso. Brava. Allora, la parola finale, ringrazio a Paolo di Nonciclopedia. Grazie ragazzi, spero di potervi seguire, perché almeno vorrebbe dire che sono ancora in libertà e non mi hanno prigionato, lo spero, un applauso e grazie Paolo per aver condiviso il pensiero di Nonciclopedia con tutti voi. E io ti dico, da siccome anch'io sulla rete ho avuto un problemino tipo il tuo che ancora non ho risolto, ti sono vicino e vi sono vicino. Un applauso a Nonciclopedia, grazie. Okay, grazie. Grazie mille, che fare? Sigla, mettere la sigla, perché la sigla va messa, la mia sigla. Io vi ringrazio, questo è stato un lunedì da Full Webber molto particolare, grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo che l'appuntamento è per lunedì prossimo, sulla rete saprete di cosa parleremo, perché spesso l'attualità entrerà così a gamba tesa come ha fatto questa settimana. Domani pubblicherò sia il podcast, come faccio sempre, su YouTube, quello solo audio, quindi dove sentirete il programma completo, ma anche il fuori onda, per chi non l'ha seguito il fuori onda, per chi vuole rivedere o volete fare rivedere, riascoltare, insomma, le dichiarazioni di tutti noi. Credo, come dicevo all'inizio, insomma, anzi alla fine, che il discorso della libertà sarà un discorso lungo, la libertà sulla rete, però spero, auspico che sia un discorso universale, non solamente nazionale. Grazie a tutti, a lunedì prossimo con un lunedì da Full Web su Radio Interra. Ciao. Era una puntata frizzantina, vero? Dov'è che l'avevo detto? Sì. Cacchia come frizzata, oh. No, comunque mi permettete di dire una cosina? Comunque da domani è enciclopedia, non è l'enciclopedia. Okay. Se la twisterata l'hai enciclopedia. Oh ragazzi, ho mangiato un'ora. No, cos'è che mi sono perso? Che è successo? Io non ho ancora suonato. No, ve lo spiego io, ho detto una cazzata, pronti via. Eccomi, grazie Paolo, è stato un piacere. Grazie Paolo, grazie anche a voi. In bocca al lupo per tutto. Una cosa, sì. Una cosa veloce ti volevo chiedere, ma voi sul sito ce l'avete il tastino segnala l'articolo? No, come su Facebook no. Abbiamo le pagine di discussione. Guarda, così, tanto per aspettare una lancia, potrebbe essere una buona idea. Nel senso, mettete il tastino. Se un utente entra e vede che la pagina non è molto in, ve la segnala, voi ci date un'occhiata e almeno diciamo un po' i ripari sotto questo aspetto. Potrebbe essere un'idea, però riteniamo che la discussione sia un metodo, sebbene più lento, più completo, perché mostra un'opinione, se non altro, più articolata che non un semplice click. Che è abbastanza personale. Un forum. Sì, noi abbiamo un forum su cui parliamo. Ok. No, ha ragione Paolo. Piuttosto che mettere segnala, ma non si dice. Segnala e c'è il mondo. No, segnala e c'è il momento sotto. Per dire. Non è che c'è solo non va bene. Ma no, Ale. Se io l'ho letto ora, la pagina sono rimasta così.
Io non ci sono mai entrata nel sito. Capito, ma perché magari una cosa. Ma come dici? Sento quanti ebrei sono stati uccisi. Ma sì, se vuoi leggere una cosa del genere, dai. Ho capito. Ho capito, dai, come se fosse giusto quello che dici tu. Ho detto dai, ok, ci sta, è la tua opinione, ci sta, io non l'ho ancora letta. Daniela, ha ragione. Metti, non l'ho ancora letta, non l'ho ancora interpretata, io scusate, non posso rispondere. Non fate le femminine. E allora... Daniela, e allora Ale, che cacchio parli se non hai letto? Io non sto dicendo niente di Anna, io parlavo di Vasco Rossi, non c'entra niente. No, Vasco. Ho letto tutto, la mia. No, ma la Daniela ha letto la pagina su Anna Frank, c'erano effettivamente dei commenti un po' troppo esagerati. Aspetta, te l'ho offerta. Ma infatti io non riesco però a capire una cosa, cioè quando andiamo a guardarci il film, chi è che lo va a guardare per disgrazia sua? Insomma, il film di Natale dove si sbeffeggia, cioè c'è la zoccola di turno che viene beccata da Banfi piuttosto che da quell'altro. Infatti non guardo queste cose, non le guardo. Ma perfetto, come non guardi quelle cose, non vai a guardare, non ci vuole. Cioè tu dovresti sapere già in anticipo che... Io non sono in grado di fare questi tutti. A me stasera mi è rinata la domanda, mi è venuta in mente, ma Liabel o Liabel? Perché sta roba di l'enciclopedia nessuno l'ha detta giusta. Ma io non ho mai riso, so che non ho mai riso. Comunque sono proprio una merda, non ho messo neanche una canzone di Vasco proprio, cioè potevo metterla una di Vasco. Ma anche no. Non l'ho messa. Non l'ho neanche messa, vedi. Comunque, io vorrei chiarire una cosa più che altro. L'enciclopedia è un sito di secondo dominio. È una cosa tecnica del nostro mondo. Va bene ragazzi, io vi saluto la chat, chiudo la diretta del Fuori Onda, tra di voi potete rimanere a parlare e insultarvi per tutto il tempo, ma non vi vedrà e vi sentirà nessuno tranne voi che siete là. Grazie a tutti, a lunedì prossimo Paolo, grazie mille. Nico, dica. Ragazzi, vi saluto anche, buonanotte. Ciao, bella. Appena adesso, fresca. Ah sì? Come si?
Mario, ce l'ho anch'io. Sì, ma lei c'ha l'Android, le lascia perdere, Ciao, ciao Betty, ciao Giovanni, ciao Mario, ciao Paolo, grazie mille, ciao Ubi, ciao Ale, ciao Daniele, ciao Daniella. Ciao. Ciao Betty. Ciao a tutta la chat, grazie mille. A lunedì prossimo. Grazie a te. A lunedì prossimo. Ciao. Io? Ciao. Sono ancora vivo alla fine. Ciao Nico. Ciao. Dani, dico tu da che cosa è che sei collegato adesso?